Ciao ragazzi, come vedete siamo in una situazione un po' diversa dal solito, non siamo in un circuito, non siamo a scannare da nessuna parte, siamo qui nella mia bella casetta con il mio computer e dato che stiamo iniziando a diventare un bel po' di persone, siamo sui 35.000 adesso, mi sembra giusto aprire questa rubrica che mi avete anche chiesto in molti, il Sir risponde. Mi avete fatto una marea di domande. Ne ho scelte un po' per questa prima puntata e mi sembra giusto partire dalle più popolari nell'ultimo post della community. Alessandro Fabro chiede: nei famosi discorsi da bar si sente spesso dire che un pilota come Marquez bla bla bla, in poche parole cosa ne penso di Marquez e dei suoi salvataggi? Qui sarebbe da fare un discorso quasi di filosofico, ma visto che devo rispondere a tante domande sarò molto sintetico. Marquez non mi piace come persona perché è il classico che ha una doppia faccia e soprattutto anche Lorenzo non è un genio della simpatia, però comunque è apprezzato per le sue qualità in pista. Se vai in Francia e ti fischiano, se vai in Australia e ti fischiano, se vai in Italia e ti fischiano e rischi anche il linciaggio, probabilmente devi pensare che qualcosina tu abbia sbagliato come gestione d'immagine. Tralasciando questo, Marquez è il pilota, secondo me, più talentuoso che sia mai esistito in MotoGP. Perché Stoner è vero, bravissimo, estremo anche lui, va al limite subito dopo pochi giri, ma ha quasi di più quest'area leggendaria perché si è opposto ai poteri forti, perché è andato via sbattendo la porta, ma alla fine come risultati e come qualità di guida in pista ovviamente sono molto vicini, ma Marquez è quello che ha dimostrato di alzare sempre l'asticella non solo nella guida in pista proprio, ma in ogni piccolo particolare. Prima col discorso del flag to flag è stato il primo a effettuare il salto dalla moto, poi tutti gli sono andati dietro. Adesso sta creando il salvataggio impossibile con la chiusura di sterzo. Tra un 5-6 anni anche tutti gli altri piloti proveranno a arrivare a questa tecnica, ma lui è sempre quello che alza l'asticella. Quindi secondo me è semplicemente un marziano e per quello che fa vedere in pista c'è solo da applaudirlo, purtroppo. La seconda domanda più popolare, già come qualità e come altezza di discorso, va verso vette alte come l'Himalaya. Simone chiede: preferisci tette oppure una ragazza? Molto semplicemente una mia teoria. Se una ha un buon lato A, non è detto che tutto il resto sia buono, diciamo. Invece, se una ha un buonissimo lato B, probabilmente è indice che anche tutto il resto, a parte il lato A, sia molto buono. Quindi tendo di più al culo. Proseguiamo. Marco mi chiede: perché non parli come gli altri youtuber? Allora, su questa cosa sarò molto chiaro. Se pensate veramente che io inizi a fare video del genere. Ciao a tutti, mi chiamo Luca Salvadori, come potete vedere questo è il mio canale. Lo so, non dovete dirmelo, è molto bello, ma partiamo subito con la prima challenge. No. Se volete queste cose è pieno di youtuber che si sputano l'acqua in faccia cercando di non ridere, tutte quelle cagate lì, e semplicemente non sono così, mi sentirei a disagio. Bene, Giovanni mi chiede: come si diventa influencer? E qui ancora mi collego alla domanda di prima. Dovete capire che io ho scelto di aprire il canale YouTube non per chissà quale scopo oscuro, ma in primo luogo per passione, perché mi piace molto fare video e far vedere quello che faccio e soprattutto far scoprire il vero motociclismo a più gente possibile. YouTube, che all'inizio sottovalutavo, si è rivelato invece un mezzo potentissimo per comunicare con un ampio spettro di persone, con contenuti che realmente potessero dare qualcosa anche a voi e non come Instagram che semplicemente c'è la fotina messa lì e buona. Non vi nego che in mezzo agli allenamenti, gare, test con la Pirelli,
mettere due o tre video a settimana è veramente tosta, quindi non riesco neanche a fare un lavoro estremamente eccelso, visto che me li monto io, o almeno il 90% me li monto io. Cioè dovete prenderla come un discorso che è una missione all'inizio, perché prima di fare veramente i soldi, diventare famosi su YouTube o su qualsiasi altro social, è un lavoro pesante in primo luogo, e in secondo luogo dovete aver fatto qualcosa prima che vi dia un peso, perché o fate come il 90% dei YouTuber che o giocano a Minecraft o si buttano l'acqua in faccia a vicenda, oppure se volete fare contenuti di qualità e avere un pubblico di qualità e non il classico trash, nella vostra vita dovreste aver fatto qualcosa, o meglio essere esperti di qualcosa, che può essere tutto, dal calcio all'elettricista a informatico. Ci sono un sacco di cose adesso che YouTube non sono ancora esplorate, soprattutto YouTube Italia, all'estero invece molto di più. Ad esempio, io ho visto grandi community in Italia di gaming, ma non ho visto assolutamente community di informatici o community di gente che fa review delle macchine fotografiche o obiettivi o altro, come fa Peter McKinnon all'estero ed è famosissimo. Quindi dovete trovare la vostra nicchia specifica e spingere sull'acceleratore. Andando avanti, Domic46 chiede: ciao Luca, vorrei sapere se hai sempre fatto il pilota per lavoro e questa è la tua principale fonte di guadagno. In che percentuale l'attività di pilota occupa la tua vita? Grazie. Allora, non è un mistero, se avete seguito tutti i video di Alberto Nasca o i miei, diciamo e ripetiamo che o sei nei primi 5 della MotoGP o sei nei primi 5 della Superbike, oppure il tuo guadagno te lo devi creare da solo, con sponsorizzazioni, con attività collaterali alle gare, correndo e basta, è molto difficile guadagnare e mantenersi. Io al momento sono impegnato su più fronti, forse quest'anno un pelo troppi. Vado in ordine. La mia principale occupazione è il tester collaudatore per Pirelli, nella quale testo e sviluppo gli pneumatici, appunto, e mi porta via una gran quantità di tempo, perché alla fine una o due volte al mese siamo in giro a provare per più giorni. Adesso è iniziata questa avventura un po' con Sky, che all'inizio era un po' uno scherzo, una prova, e alla fine sembra che stiano andando avanti e sono molto contento. Anche le gare in sé, dove corro sia nell'Italiano National che nel Mondiale Superstock 1000, e da qui ovviamente c'è un guadagno tramite sponsor, e poi anche un discorso di collaborazione con i social, dove tra YouTube, Facebook e Instagram ho delle sponsorizzazioni. Non so se avete visto il vlog di un po' di tempo fa dove ero alla presentazione di Motor Trend, e ovviamente quella è una collaborazione. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Ludo chiede: tu pensi che per arrivare a certi livelli basti avere un grande talento o serve avere anche una certa rete di contatti? Non voglio insinuare assolutamente nulla, penso che però le reazioni assolutamente sì. Penso che, anzi, faccio un esempio: a un livello mondiale la qualità dei piloti in pista tutti sono veramente forti, messi in buone condizioni dal primo al quindicesimo tutti possono essere al top, magari appunto c'è quello che va un pelo di più, un pelo di meno, però sono tutti veramente forti. Quindi il pilota si valuta anche su altre cose: l'impatto mediatico, la nomea che ha in giro nel paddock, se si può vendere bene agli sponsor, cioè ci sono un sacco di cose. Poi sono anche d'accordo che bisogna avere i contatti, ma rimane il fatto che se uno ha i contatti e poi fa schifo, oppure non sa mettere in croce una frase, non serve a niente avere i contatti. Quindi tutto fa, e se uno è fortunato ad avere contatti ed è anche bravo, ben venga. Fabio chiede: come ti senti prima della gara in griglia? È crollato qualcosa. È crollata un'altra cosa. La verità è che avrò fatto una cosa come 200 gare, ma la paura prima della partenza rimane sempre identica, sempre identica. Anzi, prima della partenza mi chiedo chi me lo fa fare, poi ovviamente quando parte la gara tutto si spegne e si chiude la vena.
Nicolò chiede: ciao Luca, cosa ne pensi del turistrofi sull'isola di Man? Penso che ognuno di noi con la sua vita può farci quello che vuole e non è giusto che noi dall'esterno limitiamo una cosa del quale non comprendiamo neanche fino in fondo il significato, perché il turistrofi penso che lo possano giudicare solo quelli che l'hanno fatto e solo quelli che vivono quell'ambiente. È rischiosissimo assolutamente, ma se uno decide che vuole farlo mettendo a rischio la sua vita, noi non siamo nessuno per impedirglielo. Simone chiede: hai mai pensato di mollare per un incidente? Devo essere sincero, sì. Nel 2014 ho fatto un high side esagerato dove la tuta praticamente mi è esplosa. Non era una gran tuta. E mi sono mezzo rotto una spalla, mi sono rotto l'osso sacro. E lì, più che per le fratturine che mi sono fatto, mi sono reso conto che se fossi caduto un pelo peggio avrei potuto farmi male seriamente, e ho avuto un 4-5 mesi di ripensamenti, mettiamola così. Però penso sia normale e passato quel periodo è tornato tutto come prima. Bene, questo video è finito, spero che il Sir Risponde vi sia piaciuto. Vi ricordo che se arriviamo a 40.000 iscritti metterò la puntata 2 dove ci saranno un po' le domande un po' più polemiche, un po' più succulente. E soprattutto nella puntata 2 mi piacerebbe rispondere a veramente un sacco di domande che non sono riuscito a fare a sto giro. Ma capite, mettendole insieme erano 300. Quindi impossibile. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, arriviamo a 40.000, attivate le notifiche perché sennò con YouTube buonanotte non vedete manco un video. Se avete altre domande mettetele qui sotto. Ci vediamo alla prossima. Gas, ciao. Yeah.